Federico Iacullo, un vasto Girardi che pareggia per 2-2 sul campo dell'FC Matese, era uno scontro diretto, insomma numeri alla mano con la classifica, non è bastato il doppio vantaggio per portare a casa la vittoria? Non è bastato, sono partite che insegnano. Arrivare a fine primo tempo su 1-0 in vantaggio e fare il 2-0, poi vedersi recuperare il proprio vantaggio è brutto. Soprattutto per una squadra che ha come obiettivo la salvezza. No, è una cosa che non ci possiamo permettere, ma non perché... Perché poi arriva complicata la salvezza. Cioè non puoi fare un 2-2 così con una squadra con cui lotti per quel posto. Sì, dopo il 2-0 cosa vi è accaduto, secondo te, maggiormente? Non lo so. Sono momenti. Momenti che non sai cosa ti succede. Sei sul 2-0, magari entra in gioco il pensiero di dai, posso giocarmela più tranquilla, invece loro sono più cattivi di te. Due occasioni nitide, 2-0. Sì, numeri alla mano, c'è stato un cambio di rotta dopo, insomma, con l'avvento di Marmorini, le vittorie con Chieti, il Chieti che non è sicuramente l'ultima arrivata, lo dimostra la classifica, poi la vittoria nel derby col Termoli, insomma sono cambiate un bel po' di cose. Sì, sì e no, dai, siamo sempre stata una squadra che ha creato molto, però non abbiamo raccolto quello che abbiamo seminato. Invece con l'arrivo di Marmorini stiamo raccogliendo tutto quello che stiamo seminando durante la settimana e che non abbiamo raccolto prima. È semplicemente quello che non abbiamo preso, non è un cambio di rotta, non è qualcos'altro, è semplicemente quello che non siamo presi prima.